e poi direttamente al PC. Come hackerare la macchina? Allora, eccoci qua in un altro video della BMW che qualcuno ha chiesto nei commenti, che ha scritto tipo se potevo fare qualcos'altro, ecco. Vabbè, ed eccoci qua finalmente. Cosa dire? Cioè, sono passati un po' di mesi effettivamente e ci sono alcuni aggiornamenti. Allora, come prima cosa, anzi come cosa principale, visto che dovevo cambiare le pastiglie e tutto, ho cambiato anche il disco, quindi cioè, sono andato a montare i dischi baffati, quelli anteriori, e anche delle pastiglie con mescola racing, ecco, però stradali sempre, ecco. Vabbè, i freni, cioè i dischi, vedete come sono, cioè sono così, non è che c'è tanto da dire onestamente, quindi cioè, ho aspettato anche un attimo per capire cosa dovessi fare sto video. So che la gente secondo me vorrebbe che andassi a correre da qualche parte, ne sono sicuro, già il cameraman ride appunto. Vabbè, tralasciando questo, non schiantarsi però. Sì, andiamo in pista a Monza, cavolo. Con i like che non chiederò mai. Vabbè, come seconda cosa, oltre ai freni, devo mostrare qualcos'altro, giusto? Esatto. Allora, io lì ho portato il computer perché andremo ad attaccare. Aspettate un attimo, mi vedo. Allora, che cos'è questo? Questo qui non è nient'altro che una specie di scanner per rilevare gli errori della macchina. Dicevo, questo qua non è nient'altro che uno scanner OBD, si chiama, che va attaccato, cioè nelle auto più moderne va attaccato tipo sotto, in teoria sotto al volante, dipende dove hanno l'attacco la macchina alla fine. Nel mio caso, che è del 96, abbiamo un adattatore, vedete, cioè qua c'è questo adattatore e poi va a finire con questa presa grossa che mi sa che è l'OBD, cioè OBD1 tipo, invece questa presa dovrebbe essere OBD2, da quel che ho capito, però non mi ricordo neanche. Quindi adesso collegherò questa cosa. Andiamo qua e dobbiamo andare a individuare questo affare. Ovviamente sto affare qua, che all'inizio non sapevo cosa fosse, però poi appunto l'ho scoperto, visto che questo qua era in casa. Dalle robe che avevo della macchina ho detto: ma no, vuoi vedere che questo affare va attaccato qua? Infatti va attaccato qua. Adesso, ecco appunto, questo va attaccato così. Ok, poi qua ci va l'USB e poi direttamente al PC. Come hackerare la macchina? Mi sento tipo in Fast and Furious quando fanno le scene che devono truccare. Sì, modificarla. In realtà non sto facendo niente, sto solo vedendo gli errori, quindi al contrario. Si può appoggiare o si squaglia tutto qua. Domanda al cameraman, come fa a filmare lì dopo il cameraman? Col riflesso che c'è? Ma ci arrangiamo. Allora, il programma non è nient'altro che questo. All'inizio volevo... In realtà già una volta ci avevo provato a metterlo, però mi era funzionato su Windows XP. Adesso stranamente sono riuscito a farlo partire su Windows 11 installando vari driver strani, però alla fine sembra che ci sia riuscito. Ecco a voi, signore e signore. Sì, in pratica cioè parte già perché me l'ha rilevato. Qua dovrei fare continua. Adesso io qua non mi ricordo. Canote, vabbè, già un errore, bene. Proviamo a fare scan, vediamo che... Ah, però forse non va perché la macchina è spinta. Sì. Cioè perché nel quadro non è girato. Non so che forse è quello. Io proprio non so. Devo andare a girare. Ma te sei pazzo, col computer lì? Eh?
girare il quadro, mica la devo accendere, ecco. Allora adesso dovrebbe andare. Ah, adesso è verde. Ok, vedete, allora no. Qua c'è, ve lo dico io, qua c'è scritto chassis 39, il modello della macchina 520i, cioè qua rileva tutte le cose, c'è della centralina. Dovrei fare scan qua. E aspettiamo, adesso sarà tutto in inglese, vedete che, ok. Allora, qua ha trovato tre cose, cioè tre errori, in questa linea qui. Questo non ha trovato niente, qua ha trovato due errori, qua su ABS ha trovato tre errori, qua uno, però, ok, qua sta controllando cose. Minchia, ma vedi che questo non me l'aspettavo, onestamente. Ma vedi che parte il motore? No, non parte. In realtà, cioè, adesso sta rilevando una marea di errori, ecco. Però dovrei, dopo che li ha rilevati, dovrei resettarlo dal programma e vedere quali rimangono. Tipo, l'ultima volta che l'avevo fatto, avevo cercato il codice dell'errore. Ho visto che tipo le cinture di sicurezza in teoria sono disattivate. Va bene. Però io le metto sempre le cinture. Cioè, nel senso, sai quando tu lo schiacci, vai a una certa velocità e lo senti. Sì. È quello, cioè il sensore, ecco, il sensore della... Il camera mi dice una cosa, questa qua è una macchina della morte, in poche parole. No. Sì. Non so, qua c'è una marea di cose. Però alla fine basta andare a cercare l'errore. Però nella prima pagina ci sono un po' di errori, bisogna vedere quali... Ne sono usciti nuovi rispetto a quando l'avevo fatto tipo un po' di mesi fa. Sì, ma là sta andando la musica, la batteria. Ok, ha finito, ha trovato solo questi. Adesso tipo se noi clicchiamo sulla riga, in teoria tre errori, tipo vedi. Allora, qua c'è scritto engine speed crack shaft position sensor. Engine speed anche qua. ASC, cioè io però non li so. Se non vado a vedere su internet non li so. Comunque, nel caso ve li faccio vedere, così magari qualcuno può dirmi, non lo so, se è più, sicuramente più esperto di me. Vabbè, e per resettarli dovrei cliccare qua clear error. Oppure read leggi, però noi facciamo clear, che ti toglie tutto. Però se voi rifate la cosa ricompaiono, cioè quelli, perché alcuni li risolvete, altri in teoria no. Quindi andiamo alla terza riga, perché alla seconda non c'è niente. Electronical immobilization system, allora due errori, e sono general reset e power on reset. Noi facciamo clear. Ok, poi la terza, la quarta, quella dell'ABS, anti-lock braking system, TD segnal error electromagnetic, brake light switch, la luce del freno, lo switch della luce del freno. Ma in realtà, cioè, in realtà la luce del freno funziona perfettamente. Ok. Qua c'è heater and automatic. Proviamo questo. Ossali water pump. Ausiliaria alla... Sì, ho capito. La pompa del radiatore, può essere. Boh, vabbè. Ce lo diranno i tuoi iscritti. Sì. Prima che esplodo o dopo? Ma secondo me prima che esplode. Tutti errori. Quattro errori su dove SRS supplemental. Non so cosa sia, vabbè, vediamo. Vabbè, qua ci sono anche qui supply voltage. Cazzo, è un supplemento di voltaggio? Sì. Può essere questo qua che io ho messo quando io ho messo la batteria più alta.
Quindi da 95 a 110. Boh, bisogna vedere. Quindi cancelliamo tutto. Questi non si cancellano. Riprovo. No, riprovo. Non si cancella, ok. Questo qua, gli strumenti in cluster electronic. Ho sentito una goccia. Ok. Allora, qua ci sono altri tre. Overcurrent, io però devo andare a vedere su internet, poi vedrò. Sai che c'è scritto speed signal? Sì, una roba del genere. Qua light check module. Controllo delle luci, tipo. Ah, questi qua, questi dovrebbero essere dei sensori del... cioè delle cinture. Cancelliamo. Tanto ricompaiono, quindi... cioè lo vedono lo stesso chi vuole controllare, perché alcune cose ricompaiono, altre in teoria no, se sono stati corretti gli errori. Allora qua sull'altra spera, questo era central body electronic, interior light, che funzionano, ogni tanto fanno così. Interior security, interior aspetta, light, aspetta, rifallo così, fanno così, le luci fanno così. Col polline in giro. Minchia, sembra che sta nevicando. Oddio, guarda la luce dentro. È incredibile. Ovviamente quando registra. Non sarebbe la EVP, ma forse no. Cioè, mi dà l'errore nelle luci. Ed effettivamente è vero, perché ogni tanto lampeggiano. Vabbè, noi adesso l'abbiamo cancellato, magari si risolve qualcosa, chi lo sa. Vabbè, qua abbiamo cancellato tutto, in teoria dovrei rifarlo, riproviamo e vediamo cosa esce ancora, a parte di questi qua che non si possono cancellare. Adesso escono peggio di prima, comunque sta iniziando a piovere, quindi dobbiamo sbrigarci. Qua volendo posso tagliare, comunque c'è, serve a quello. Per me puoi anche, ma quello puoi, col computer puoi anche togliere... Adesso li ho cancellati. Sì, ma tu puoi anche togliere il limitatore della velocità. Sì, c'è il limitatore. Tecnicamente, cioè in quel programma lì, qualcosa puoi fare. C'è, cioè, il limitatore, lo puoi togliere. In teoria puoi. Se schiacci dopo non la tieni più avanti. In teoria, cioè, puoi modificare. Già non la tiene per sé quando viene qua. Puoi modificare qualcosa della centralina con quel programma lì. Solo che io non so dove cliccare. Non toccare niente. Siamo tornati. Siamo tornati dopo la pubblicità. Allora, qua sono spuntati questi qua. Molto meno rispetto a prima, onestamente. Quindi c'è questo, il primo. Questo c'è sempre. Lo andiamo a vedere. Che non si vede neanche più. Allora, quella là non so il perché sul 1. Ah no, ok, adesso va. Vabbè, questo è ricomparso. Poi questo, questi tre TD segnal, elettromagnetico, questi qua compaiono lo stesso. Poi uno, ausiliare water pump, compare lo stesso, va bene. E final circuit, questi qua, tensioni varie, vabbè, compaiono lo stesso. Allora, qua tecnicamente ci sono anche i setting. No, beh, qui no, questi sono i setting del programma. Alla fine, cioè, questo è uno scanner. Ah, lì addirittura il log. Tutti i dati, con tutti i codici. Adesso io non so se questi codici posso farli, cioè posso mostrarli o no, sinceramente. Semmai dopo censurerò. Mo chiudo, cazzo, si schiaccia il computer. Vabbè ragazzi, cioè, siamo giunti alla fine. Io so che ci sono dei programmi che tecnicamente andrebbero a modificare, cioè, le cose della centralina, tipo. Però visto che non sono esperto, cioè non vado a manomettere la centralina, ecco, per sbloccare cose varie. Cioè, visto che non lo so fare, non lo faccio. Vabbè, quindi niente, questo è tutto. Chissà cosa il prossimo video, quale sarà, inerente alla macchina. Comunque, arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!